Il DNA spiegato a piccoli e grandi. Il dottor Marco Papagni ha presentato ieri nella biblioteca di Trani il suo libro dedicato alla scoperta di questo elemento fondamentale del corpo umano. Un volume che presenta il tema con un approccio semplice ma approfondito, che rende i più piccoli non solo destinatari del volume, ma anche protagonisti dello stesso. Adenina, timina, guanina e citosina, elementi fondamentali del DNA, sono rappresentati da quattro bambini che, attraverso l'intrusione di altri personaggi, rendono divertente l'approccio a questa fondamentale molecola. Ho immaginato che il DNA fosse formato da due coppie di bambini e ho dato dei nomi. La prima coppia è formata da Alessandro e Teresa, la seconda coppia da Giovanni e Claudia. Alessandro Adenina, Teresa Timina, Giovanni Guanina e Claudia Citosina. Queste coppie di bambini si tengono per mano e sono milioni di coppie di bambini che formano il DNA. DNA che praticamente è formato, oltre che dalle coppie di bambini, anche da uno zucchero che si chiama desossiribosio, che io indico come un lecca-lecca che la maestra dà a loro, e poi dal fosfati, che sono dei poliziotti che li tengono in fila. Questa fila di bambini, poi una volta che si è formata, è lunghissima e la maestra li fa avvolgere intorno ai cromosomi, che sono come i fusi che la nonna usava per avvolgere i fili di seta, di lana. A dialogare con il dottor Papagni, la giornalista Lucia De Mari, con cui l'autore ha discusso di quanto rilevante sia il DNA nella determinazione, nel disegno del percorso di vita di ogni essere umano. Il DNA è il cervello che dà delle disposizioni alla formazione di tutto ciò che noi siamo, in particolare delle proteine. Noi praticamente siamo fatti di proteine. Gli stessi occhi, il colore degli occhi è fatto dalla fusione di più proteine. Queste proteine vengono prodotte perché il DNA dà disposizioni affinché dà delle indicazioni affinché vengano prodotte. Quindi tutto ciò che noi siamo dipende dal DNA. Un'idea che nasce diversi anni fa, che ha come obiettivo quello di avvicinare i più piccoli al mondo della scienza fin dalla tenera età, affinché possano scoprire fin da subito attitudini e nuove passioni. L'idea di questo libro è nata nel 2014 proprio perché a me piace che i bambini si accostino alla scienza in maniera semplice. Questo perché? Perché se loro hanno già una inclinazione verso le materie scientifiche, le possono poi sviluppare. Se poi non hanno inclinazione, potrebbero averla. Però il mio intento è stato sempre quello di rivolgermi ai bambini in particolare, ma anche agli adulti, con parole semplici.